figlio mio, sì, ma non hai capito niente. Non ho capito niente, perdono. Che faccio io? Non tengo più che guai passare. Ne vuoi sentire un altro? Se deve essere triste, la verità, rimane una cosa allegra, lo voglio bene. Non te racconta la barzelletta, che faccio io? Non dico una barzelletta, ma una cosa un poco più allegra. Vabbè, ti racconto sta cosa. Ho fatto un 13 al Totocalcio, 3 milioni. Ah, finalmente. Hai visto? Sì. E non si è perduta la schedina? Non lo sapeva lì. No, non è che voi lo sapeva lì. Dico, non si è perduta la schedina? Che ne so io? Si è perduta la schedina? Si è perduta la schedina. Ma tu parlo al contrario, papà. Tu dici, non si è perduta la schedina, con un punto interrogativo grosso, così come già fa capire, Vabbè, come già dice, scusa. Si è perduta la schedina. Non ti hanno pagato. Nemmeno una lira, scusa, quello è il regolamento. Parla chiaro, tu conosci il Totocalcio? No, io non gioco, quindi non mi interessa. Piede a te. Dunque, la scheda è fatta di tre pezzi. La madre, la figlia e lo spoglio. La figlia sta in mano al giocatore, che sarei io, e ce l'ho. Mi manca la madre. E beh, che ti importa, si tiene la figlia. Sì, come la figlia ce l'ho, bella, precisa, pulita. Oi. Bella, veramente, fatta bene. È bella, fatta bene. Tira la figlia, bella, fatta bene, che ti importa la mamma. Ma se non ci sta la mamma, non ti parla, hai capito? No, il regolamento parla già. Ah, non ti hanno pagato. Nemmeno una lira, nemmeno una lira. Lasciala mia, fatti il benedire. Non dai che ci vuoi passare volta. Certi giorni a casa mia non ci sta manco un salto, ma che tuo padre. Oh, Gagna, nata voto, faccia. Chissà come che sta facendo. Non signor che ha passato, non lo dico, la vita bisogna combatterla. Ma che stai facendo? Devo dire quello che sto facendo, che domanda a fare. Che stai facendo? Niente, voglio cercare di aiutarti, adesso qua stanno 100.000. No. Non posso accettare nella maniera più assoluta, no. Ti prego. Ma no, signore, pare che io ci racconta tutto che fammi così sono. Ma non, signore, sono convinto, non, signore, dire, se mi posso trovare io nelle tue stesse condizioni, tu non avresti fatto lo stesso. E chi lo sa, se hai fatto. Che guarda, ti faccio una cosa carina, chi lo dice, chi lo sa se l'avrei fatto. No, dico, chi lo sa se tu avresti accettato da me questi soldi. E come no, perché non l'avrei dovuto accettare? Se tu sapessi il dolore che io provo, poi mi pigliassi i soldi. Sapresti il dolore che ho provato io a darti. Ma la vita sta 100.000 lire, la vita. Ma poi giochi prestiti. No, che giochi prestiti. Sparita, vista e non vista più. Perché? Solamente il salumiere deve avere 87.000 lire. Hai capito? Ma passa là. Pavo, te è stato buono. Vabbè, non ci passa. Cambia strada, te ne vai da un'altra parte. No, il sta là un salumiere. All'altra parte sto farmacista, non c'è. A già papà. E se ne sono 100.000 lire. Vabbè. È come se non mai sarà. Va bene. Che stai facendo? Giornale. Che stai facendo? Scausai prende quello che sto facendo. Quello che ho fatto prima. Te, a 100.000 lire. Vabbè. Arrancia. Grazie di questo tuo gentile prestito. Ma quale prestito? No, soltanto come prestito posso accettarsi i soldi. Ma quale prestito? Ci ho rinunciato. No, che non ci ha rinunciato. Io vengo a casa tua e ti vengo a portare, per l'amore. E io ti ringrazio. No, io vengo a casa tua e... Ma state buono. Ti ringrazio ancora di più. Ma non mi devi... No, questo è un secondo. Pace. Ciao. Tanti auguri. Grazie. Mi credi? Io non ho più parole. Pasqua, mi credo, io non ho più manca navi. Sono rimasto asciutto. Vabbè, allora me ne vado. State buono. Grazie. E vi sa la pina mia. Ma che mi capite? A 100.000 lire un salumino. A 100.000 lire un farmacista. 100.000 lire in medicina. Pasqua, che malattia lì? No, quella è una cosa vecchia che io tengo. Che si tratta? Niente, devi sapere che quando sono stato in Africa, pigliai una cosa. Mi sono fatto visitare dei medici. Delle cose, dici tu, io sono stato da un primario, un mio ragazzo non c'è sta niente da fare, voglio bene che tu mi metti in capo, questa è una cosa cronica, state buono. Ma è che è questa cosa cronica che non capisco, non si guariscono le cose croniche. E a scabbia. Non ho che sapore! Ma non ho che sapore, non ho che l'alcol! Lo disinfettante! Siete divertiti? Ecco la rivista, almeno quella che facevo io. Adesso vorrei proporvi una delle mie prime macchiette, con la quale parecchi attori della mia generazione hanno dovuto fare i conti. È una specie di esame. Chi lo superava andava avanti e chi non lo superava... Pazienza. Un attimo. Signori croatti! Croatti, signori! Signori croatti!